benvenuti nel canale di informazione Punto Ortona. Accanto a noi abbiamo Mauro. Lei quanti anni aveva quando si faceva questa trebbiatura nella nostra zona? Una ventina d'anni. Ci può raccontare come avveniva la giornata lavorativa sulla trebbiatura, la mietitura? La mietitura? La mietitura avveniva nel mese di giugno, praticamente con gran parte fatta a mano, con le falci che le donne e gli uomini. Per il resto poi con... Quante persone partecipavano alla vita lavorativa della mietitura? Molte, tutte le famiglie, praticamente spesso c'erano quelli che si potevano aiutare fra di loro perché il prodotto non era enorme, diciamo, quindi di conseguenza si faceva aiuto per aiuto, si dice. La vita lavorativa iniziava a che ora? Ma all'alba. All'alba, poi verso le 10 c'era la prima colazione? Sì, no, alle 9 e mezza c'era la colazione, ma poi si proseguiva. Arrivava la massaia, la moglie del contadino, e cosa portava da mangiare agli operai? Classico sagno e fagioli, e all'una più o meno, e secondo quando c'era un po' di prosciutto. Cose semplici. Era un lavoro pesante, però c'era l'allegria, si cantava, c'era la famosa squadra. Sì, questo sì, esatto. Si cantava, forse se non si cantava non lo so se si poteva riuscire con quel caldo, come quando per ingannare il caldo, il calore di quei giorni, perché era, a stare a contatto con l'erba già essiccata era la polvere. La polvere, ma soprattutto con l'erba, non c'era più l'erba verde, quindi il grano era giallo, tutti gli steli compresi, e di conseguenza finiva così. Lei quanti giorni ha lavorato in questo settore? Ma tutti, io francamente non è che lo abbia contato, ma diciamo che qualche mese durava la raccolta, la mietitura. Lei era un bambino o proprio un operaio? Da bambino, ma diciamo dall'età di 15-16 anni facevo quello che faceva quelli grandi, in poche parole. Quanto guadagnava al giorno, Mauro? No, io lavoravo sul nostro terreno, niente praticamente, si lavorava sul terreno proprio, quindi Non era un bracciante agricolo che andava... Un coltivatore diretto. Come? Figlio di un coltivatore diretto. Sì. Quindi non si è... Quindi c'erano dei braccianti pure, ma c'erano molte persone che c'era uno scambio di lavoro. Aiuto per aiuto. Ci sono pure delle persone che la notte dormivano nei pagliai. Sì, diciamo nella nostra zona qualcuno, ma però anche per esempio quando si mangiava, quando c'era la trebbiatura, alcuni, quelli che lavoravano, diciamo che erano tanti, i macchinisti mangiavano in un magazzino, diciamo così, improvvisato, mentre gli operai mangiavano nel fienile che ce l'aveva, che no, poi faceva caldo, si mangiava anche fuori. È la prima volta che torna qui a Villa San Nicola a rivedere questa rievocazione. Che effetto le fa? È la nostalgia, cioè mentre allora era qualcosa che ti volevi liberare, perché era una cosa inumana, diciamo, a quell'epoca, perché poi vedevi in altri posti, già si poteva osservare che c'era molta più modernità tra le attrezzature. E queste, però quando passa molto tempo... C'è un po' di nostalgia di rivedere quello che succedeva una volta, che sembra anche incredibile. Oggi lei si sente più giovane. Come non ho capito? Si sente più giovane oggi lei. Più giovane è impossibile. Però ricordando quei tempi. Riportando quei tempi ti senti certamente. Tu quando vedi una mia di trebbia, c'è un mio parente che ha 50 ettari di terra. In una pendenza che fa paura, mietere 50 ettari con pochissimo tempo e fa cose.
è bello essere anziani. Dipende da come lo prende. Lei anche nonno? Non ancora, no. Un po' di pazienza. Sì. Buona vita. Grazie. Alberto, cosa sta accadendo adesso con questa mietitrice? Si è inceppato il filtro che manda fuori il grano, allora abbiamo un po' di problemi. La paglia però sta uscendo. Un po' alla volta esce, pare che sta ritornando alla normalità. Quanti anni ha questa mietitrebbia? Dal 54. Ha sempre funzionato? Sempre. Lavora anche oppure fa solo rievocazione? È 15 anni che fa solo la rievocazione, solo la festa della Prologo sta facendo. La gente è curiosa, partecipa, viene a vedere. Come no, sempre. Una tradizione che deve rimanere. Ma credo che finirà. Perché? Perché finiamo noi. E poi non ci sta ricambi. Poi i figli, i nipoti hanno già l'attrezzatura, hanno già la mietitrebbia, può darsi che vengono. Ci hanno tutto, però dopo ci sta la voglia di andare al mare. Il lavoro piace a poche persone. Gianni, lei che lavoro sta facendo adesso? Sto mettendo il grano dentro. Queste sono le cosiddette mannelle. Il grano va più chiamato proprio in Italia, in dialetto. Lì dentro c'è il grano, il seme che va sopra e dopo viene separato. Viene separato dentro la trebbia, dove che toglie tutto quando la. Lei partecipa tutti gli anni a questa rievocazione? Quasi sempre. Quanti ne siete? Ma ne siamo una trentina. È la Prologo di San Nicola? È la Prologo di San Nicola, siamo tutti quanti. Funziona. Fino adesso funziona. Appresso vediamo un po' che succede. Fate delle belle iniziative, delle belle manifestazioni. Abbastanza bene, insomma. Se andiamo avanti. In mezzo a voi non ci sono solo i maschi, ma soprattutto le donne. Le donne, in prima cosa, perché se no senza donne non si può fare niente. E sanno fare i dolci. Esattamente, fanno un po' di tutto. Buon lavoro. Grazie. Franca, presidente della Prologo, cosa hai in mano lei? Io ho in mano il ferro delle nevole. A che ora inizierà? A farle stasera no, l'ho portata per fare la benedizione. Abbiamo la benedizione dei trattori, degli attrezzi agricoli. Io purtroppo non ho nessun mezzo, mi benedico il mio ferro delle nevole, che la tradizione deve continuare. Lei è molto brava a fare i dolci. Quanti ferri ha? Io ho diversi ferri di nevole, diverse grandezze, il ferro delle pizzelle, il ferro della presentosa, tutto quello che c'è di tradizionale della zona. Quella che ha in mano quanti anni ha? Questa ha 22 anni. È sempre stata con lei? Sì, me l'ha regalato mia nonna. Può spiegare come si pulisce e come si conserva il ferro della nevole? La nevole si pulisce, che deve essere messo sul fuoco, deve bruciare. E poi si gratta quello che si è carbonizzato. Si mette un foglio di carta assorbente tra le due parti e si conserva. La prossima volta, quando si riprende, si unge e si prepara per la lavorazione. Ogni volta lei fa questo lavoro? Certo, sempre. E le nevole escono sempre? Sono squisite. Io ho vinto la Coppa per le nevole, un concorso che ha fatto Anna Maria Di Lorenzo, e ho dedicato quella Coppa a mia nonna che me l'ha insegnato. Quindi tradizione, diciamo, nipote e nonna legatissime per le la nevole. La Costa dei Trabocchi, lei ha qualche evento in programma per adesso, riguardo le nevole? Per adesso no, però non escludo che ci possa essere, perché è molto caratteristico e la nevola è proprio l'emblema di Ortona, si trova solo a Ortona e lo dobbiamo anche, diciamo, far conoscere di più. E lo mangiano tutti però? Sì, lo mangiano tutti, sono squisite. Qualcuno ci mette pure la crema negli eventi, nei matrimoni, hanno fatto questa variante, però è ottima anche da solo. Si sente il gusto proprio del mosto cotto e dell'uva, il nostro pergolone che adesso è sparito, però vedremo alle nuove generazioni se vogliono insediare, è un'ottima cosa. Quanti quintali di mosto li trasformi in mosto cotto? Io di solito ogni anno mediamente ne faccio 2 quintali.
che mi fruttano un 42-44 litri di mosto cotto e li adopero per tutto l'anno. La Proloco si fa il mosto cotto da solo per gli eventi che faremo e che facciamo durante l'anno, quello esclusivamente per la mia famiglia, perché tutti gli eventi non c'è battesimo, comunione, compleanno o qualsiasi altro evento, una cena che non ci siano le nevole. Ti chiamano Franca. Tutti vogliono le nevole perché è la cosa più tradizionale, che si mangiano come le ciliegie, uno tira l'altro. Vincenzo, quanti anni ha questa mietitrebbia? Del 1954, circa 120 anni. Quasi gli stessi anni suoi. Magari! Io ci volevo arrivare a queste condizioni, a che età qui ci volevo arrivare però a queste condizioni che mi trovo adesso. Lei è socio della Proloco di Villa San Nicola, giusto? Sì. Partecipa tutti gli anni a questo evento. Sempre. È anche tecnico di questa macchina. Di questo qua però, solo dell'imballatrice. Direste questa è una tradizione che si fa tutti gli anni. Si fa. Deve essere conservata. Sì, esattamente. Speriamo che dura per la gioventù che arriva presto, che noi ormai abbiamo una certa età. Ormai dobbiamo lasciare ai giovani, dobbiamo lasciare. Buon lavoro. Grazie mille. Qual è il periodo in cui avviene la aratura della terra? Di questi giorni si fa la aratura. Poi ottobre-novembre si fa la ripassatura e fino a ottobre-novembre si semina e si raccoglie a giugno. Si raccoglie non più come una volta a mano. Non più come una volta a mano con la falcia. Si faceva i manoppi, poi si faceva i vocò. Noi qua in Abruzzo li chiamavano i cavalletti, giù nelle pugni i cavoni, si chiamavano i cavoni. Poi si riportavano, si faceva la mucchia come quello e poi arrivava la trebbia e si trebbiava di questi giorni. Era una festa popolare. Lei quanti anni aveva? Io sono del 44-78. Ricorda bene. Io l'ho fatto questi lavori con la falcia, la trebbiatura, poi si spostavamo sempre appresso alla macchina, tutta la gente da una parte all'altra andava appresso e si faceva i lavori che servivano per la trebbiatura. Ma prima non c'era nemmeno questo qua che imballava, nemmeno quello, si faceva tutto a mano, si faceva lo stambione. I contadini sono molto importanti, ci fa sentire qualcosa? Allora, io faccio sentire qualcosette del contadino. Il contadino non fa la guerra, il contadino ara la terra, il contadino quando lavora non guarda l'ora, il contadino quando lavora non guarda l'ora, se non ci fosse il contadino come faremo senza olio, pane e vino? Se non ci fosse il contadino come faremo senza olio, pane e vino? Il contadino va con la sua falciatrice e piete il grano con la sua impallatrice e poi va con la trebbiatrice. Se non ci fosse il contadino, come faremo senza olio, pane e vino? Evviva i contadini! Valentina, lei ha portato anche sua figlia a vedere questa bella tradizione. Sì, siamo arrivati da Roma e grazie ai parenti che vivono qui a Ortona siamo venuti oggi ad assistere a questo bel evento. È importante per i bambini sicuramente, ecco, vedere tutto la materia prima da dove arriva, perché ormai si è persa questa tradizione, questa importante tradizione. Lei viene tutti gli anni qui ad Ortona? Noi veniamo tutti gli anni ad Ortona e mio marito è tollese. Ci troviamo tanto bene, è un posto molto bello, accogliente, bella gente. E poi soprattutto il cibo è... Le nevole. Le nevole. Bene, siamo... Ecco, qua c'è anche un altro bimbo che sta arrivando. Buone vacanze. Grazie. Don Gregorio, da 4 anni parroco di San Nicola. Tutti gli anni lei partecipa a questa rievocazione
della mietitrebbia che separa il grano dalla paglia. Oh, per me è la prima volta di partecipare, di vedere questa cosa, sì. Da dove proviene lei? Vengo dalla Repubblica Democratica del Congo. Si trova bene qui? Sì, sono molto bene, sto imparando la lingua, la cultura italiana, tutto questo. Le piace il cibo dell'Italia? Sì, mi piace molto, sì. Si mangia bene? Si mangia bene, esatto, giusto. Buon lavoro. Grazie, grazie mille. Rosetta, che sta facendo lei adesso? Sto distribuendo da bere ai lavoratori che trescano il grano per questo giorno di festa. Tutti contenti? Tutti contenti, sì. Un po' di vino, che vino è? Vino rosato. Territoriale? Sì, sì. Non l'ha fatto lei però? No, no, non l'ho fatto io. Non sono adatta a fare il vino. Lei che ruolo c'ha nella Prologo di Villa San Nicola? Niente, faccio un po' di tutto, quello che posso. Collaboratrice, sì. Buon lavoro. Grazie. Tommaso, come proseguirà questo evento questa sera? Bellissimo. Più tardi facciamo il pesce, il pallotto, cace ovo e le rigature alla trescatura. Tutte cose fatte dalla gente del posto? Tutte fatte dalla gente del posto. E che ruolo ha? Cuoco? Capo chef? Figgetrice. Fino a tardi questa sera? Mezzanotte. Quanti anni ha compiuto questa rievocazione, questa festa? 15 anni. Un anno l'avete fatto anche giù al porto? Tre anni. E 2 anni a Piazza Plebiscito. Perché poi non è stato proseguito questo evento? Perché la capitale di porto si è spostata a Ancona e un po' di problemi. Piazza Plebiscito hanno cambiato la situazione perché ci hanno fatto la piazza canadese e ce ne abbiamo ritornato qua. Ci abbiamo una bella sede, ci abbiamo 2000 metri di terra per parquet, per le eventi. All'aria aperta. Riccardo Di Dio, oggi lei rappresenta l'istituzione qui a Villa San Nicola. Sì, sicuramente a rappresentare in un bellissimo evento organizzato dalla Proloco, a coronamento dei 3 giorni della Sagra della Triglia del Pesce Fritto, la rievocazione della trebbiatura è sempre un evento bello che unisce la comunità, che unisce le persone nel ricordo di una manifestazione, di un evento che un tempo era il coronamento di una stagione di duro lavoro e che impegnava tutta la società nello svolgimento di questo lavoro, quindi una manifestazione da elogiare, da ripetere sempre nel mantenimento di questa bellissima tradizione. Le contrade in un certo qual modo vivono da solo, fanno tutto da solo senza l'appoggio del comune, è un po' strano. Beh, le contrade hanno uno spirito vivo, uno spirito di lavoro nel mantenimento appunto di queste tradizioni. E il comune sta iniziando anche questa manifestazione, è stata patrocinata dal comune, è stata presente l'amministrazione durante queste giornate e sicuramente siamo e saremo sempre più vicini a queste realtà che promuovono e fanno conoscere la nostra tradizione, la nostra città, anche ai turisti che vengono in villeggiatura qui. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Cristo, Figlio di Dio, che ha voluto essere chiamato Figlio del Carpentiere, sia con tutti voi. Amati da Dio, carissimi, Dio ha ordinato all'uomo di soggiogare la terra e di dominarla fino al giorno in cui saranno creati i cieli nuovi e la terra nuova. Nella tua benevolenza proteggi i lavoratori e i loro strumenti di lavoro. Fa che, mediante la loro operosità e il tuo aiuto, manifestino le meraviglie della creazione,
e procurando il giusto benessere alle proprie famiglie, promuovano il progresso dell'intera società a lode della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buona serata a tutti. Il contadino ara la terra, il contadino non fa la guerra, il contadino trebbia il grano, se non ci fosse il contadino, come faremo senza olio fare il vino? Se non ci fosse il contadino, come faremo senza olio, pane e vino? Il contadino quando lavora non guarda l'ora, il contadino trebbia il grano, semente il grano, se non ci fosse il contadino, come faremo senza olio, pane e vino? Se non ci fosse il contadino, come faremo senza olio, pane e vino? Dedicato alla Proloca San Nicolo, viva il contadino e la Proloca!